Non è facile arrivare a casa di Artemio. Bisogna prima individuare lo stretto viottolo sassoso che dalla statale, subito dopo una curva a gomito, piega attraverso il bosco. Poi rassegnarsi a lasciare l'auto sul ciglio della strada, di piazzole per parcheggiare nemmeno l'ombra per chilometri, solo montagna da una parte e dirupo da quella opposta. Infine, inoltrarsi tra i faggi e gli abeti, col vento che sibila tra i rami come unico compagno, e infilare un passo dopo l'altro fino a quando gli alberi cedono il posto ad un'ampia radura. Il vecchio cane da pastore si mette ad abbaiare come un forsennato non appena avverte la mia presenza. Mentre mi avvicino alla casa, osservo le mura di pietra, i coppi rossi infestati di muschio, le imposte scrostate e scolorite dal sole. Sul vecchio ciliegio contorto sventolano crepitando alcune carte lucide, quelle delle uova di Pasqua, l'infallibile sistema di Artemio per tenere lontani gli uccelli e poter così salvare i preziosi frutti rossi che occhieggiano tra le foglie. Sotto l'albero, la fontana con un secchio di latte appoggiato sul bordo. Provo un brivido al solo ricordo dell'acqua gelida che sgorga ininterrottamente dal tubo arrugginito. Non esistono rubinetti in quella casa, né vasche da bagno né docce. Tra quelle quattro mura non c'è mai stato niente più dello stretto necessario. Il cane si calma quando gli lascio annusare il dorso della mano. Allora gli gratto la testa fra le orecchie, ottenendone in cambio un mugolio di piacere. La testa di Artemio fa capolino da dietro il muro, i suoi occhi indagano i miei. Ah, sei tu, non ti aspettavo. Ciao, tutto bene? Lui mi guarda, la pipa rigorosamente spenta serrata tra le labbra. Il solito, si tira a campare. Tu? Mi guardo in giro, cercando le parole giuste. Poi mi rendo conto che non fa nessuna differenza. La zia è morta, dico. Artemio abbassa gli occhi, fissa la punta delle vecchie scarpe logore infangate. Ah, dice solo. Poi sparisce nuovamente alla mia vista. Oltrepasso l'angolo della casa e lo vedo arrancare verso l'orto, un secchio per ogni mano. Lavorare è il solo modo che conosce per affrontare il dolore. Immagino stia piangendo, forse sta solo bestemmiando. In ogni caso, qualunque cosa stia facendo, la deve fare da solo. Come sempre, da parecchi anni a questa parte. Io entro. La vecchia porta d'ingresso cigola sotto la mia spinta. L'interno è buio, i muri sono anneriti dal fumo del caminetto che arde ininterrottamente in qualsiasi stagione. Artemio ha sempre un motivo valido per tenere una pentola d'acqua bollente a portata di mano. Le tendine alle finestre sono impregnate di fuliggine. Una patina grigia le ricopre e forma un velo anche sui vecchi mobili che compongono lo scarno arredamento. Salgo per le ripide scale che subito a destra dell'ingresso si aggrappano alla parete, il legno che scricchiola ad ogni passo. Mi chiedo come faccia Artemio, alla sua età, a salire e scendere senza farsi male. L'isolamento del sottotetto lascia molto a desiderare. Il sole che arroventa i coppi lo rende un forno. La porta alla mia destra è chiusa, ma so cosa c'è oltre. Oggetti da cui Artemio non è capace di separarsi. Dalla parte opposta la sua camera, un letto matrimoniale in ferro battuto e un armadio infestato dai tarli. Niente comodini, niente sveglie, niente abat-jour, solo un catino con dell'acqua appoggiato al davanzale. Spalanco la finestra, tolgo coperte e lenzuola e le butto in un mucchio vicino alla porta. Dalla borsa che mi sono portata appresso prendo la biancheria pulita e rifaccio il letto di quel vecchio testardo. Quando ho finito mi attardo ad osservare il panorama dalla finestra. Le cime delle montagne, ancora leggermente imbiancate, fanno da cornice alla valle e le loro pendici paiono voler abbracciare sul fondo il paese, con le case strette le une alle altre, un po' sulla difensiva come chi le abita. Sparse a mezza costa, piccoli puntini bianchi su uno sfondo smeraldo, le malghe e le cascine, diventate quasi tutte oramai mete di villeggianti ed escursionisti oppure seconde case di cittadini danarosi. Lascio vagare lo sguardo sul bosco tutto intorno, gli alberi da frutto, il capanno degli attrezzi. Vicino a quest'ultimo, quel che resta della vecchia stalla e del fienile. Le tracce dell'incendio si vedono ancora, sebbene siano passati un sacco di anni. Artemio non ha mai voluto risistemare quel pezzo di casa, ha preferito costruire una stalla nuova, costruirsi un'altra vita. Il pennacchio di fumo si vedeva da distante. Mentre a piedi tornavo da scuola poco dopo mezzogiorno, mi chiedevo perché lui non avesse aspettato il mio arrivo prima di dar fuoco al grosso mucchio di sterpaglie raccolte sul campo e accatastate per il tradizionale rogo di metà quaresima. Di sicuro aveva ceduto alle insistenze di mio fratello, per il quale nutriva un'evidente predilezione.
Piena di risentimento, avevo percorso di buon passo la strada che ancora mi separava da casa e una volta uscita dal bosco mi ero ritrovata davanti a qualcosa di molto simile all'inferno. Lingue di fuoco altissime si levavano verso il cielo con un rumore cupo, quasi come quello di una cascata, acuito dagli schianti delle travi annerite che precipitavano a terra. Artemio, una piccola figura a pochi passi dall'incendio, impossibilitato ad andare oltre, non poteva far altro che urlare i nomi di mia madre e di mio fratello con quanto fiato aveva in gola. Io sentivo le sirene farsi sempre più vicine, le urla della gente, ma ero incapace di muovere un passo, annichilita di fronte a ciò che stava accadendo. Prima di cadere a terra svenuta, ricordo di aver visto una figura nera emergere dalle fiamme e barcollare verso mio padre. Mia madre morì 2 giorni dopo, in ospedale. Del mio fratellino trovarono poco più che le ossa. Io e Artemio ci siamo trasferiti per un po' in paese da sua sorella, fino a quando una mattina l'ho sorpreso sull'uscio con una borsa in mano e il suo vecchio zaino sulle spalle. «Non riesco a badare a te, riesco a malapena a star dietro a me stesso. Fa la brava, vedrai che è meglio così». Semplicemente rinunciò a me, ai suoi diritti e doveri di padre. L'ho odiato per anni, fino a quando, fresca di patente, ho lasciato la macchina sul ciglio della statale e mi sono incamminata su quel viottolo sassoso. Adesso vengo qui un paio di volte al mese, riordino, do una rinfrescata e gli porto la biancheria pulita. Controllo che stia bene, che sia ancora vivo, il che non è così scontato vista la sua età e i numerosi acciacchi di cui soffre. Ma la principale delle sue malattie, se così si può definire, è la cocciutaggine. Io da qui non mi muovo, qui sono nato ed è qui che morirò. Quando lo dice, guarda con occhi lucidi la cornice d'argento sopra il comò e i 2 visi che essa racchiude. Scendo e metto una pentola sul fornello. Gli farà piacere mangiare un piatto di pasta dopo una mattinata tra i campi. Sento i suoi passi pesanti sulla ghiaia. «Sei qui», dice quando entra, e la sua non è una domanda né un'affermazione. Mi sembra di avvertire una nota di sollievo nelle sue parole. Artemio è un uomo vecchio stampo, che non sa dare un nome ai sentimenti, che non piange di fronte agli altri, che non chiede aiuto a nessuno. Col passare degli anni sono riuscita ad instaurare con lui questo rapporto strano, che non è proprio quello che ci si aspetterebbe tra padre e figlia, ma basta ad entrambi. Ora non ha più niente all'infuori di queste vecchie mura e di me. Io è da qui che provengo e spesso sento che questo posto mi chiama a sé. Artemio alza il coperchio della pentola e osserva il contenuto. «Credo che dovrai accompagnarmi in paese a prendere un vestito per...» Parla girato di schiena, la voce rotta. «Martedì, papà, il funerale è martedì». «Ah», dice solo. Poi prende la cornice, bacia la foto e, aggrappandosi a me come un naufrago ad un relitto, lascia che le lacrime spengano il fuoco che ancora gli brucia dentro.